come, di che tipo sarà questa partita, ma io non mi aspetto un Corinthians troppo arrendevole. Scopriremo immediatamente il primo tentativo di Yacoub Bernal in solitaria, fermato dai brasiliani. Outrero Labrador lancio in avanti a cercare Bernal, qui Morcillo Fernandez va a pressare proprio diretto avversario. E anche qui c'è il giocatore più anziano, l'abbiamo visto poco fa, nato il 1° gennaio del 2006, Amirzade, giocatore del Lugano, e qui c'è Morcillo Fernandez, 1° gennaio 2006, giocatore dell'Atletico Madrid. Scalzato dal posto di capocannoniere nel corso della giornata da Echeverri, che è a quota 7, lui è fermo a 5, i 5 gol di ieri, adesso a modo di rifarsi, ha giocato di fatto una partita e mezzo sulle 3 giocate dell'Atletico, ha fatto 5 gol, quindi in proiezione sono anche 10. E allora tra l'altro tira lui, Tira lui, e allora vediamo, lui ha questo fatto che di segnare sempre subito. Inizio partita, ha fatto gol prestissimo. Mi pare che sia lui, dico bene? Sì. Sì, barriera. Attenzione. Attenzione, contropiede con il numero 7, Pedrinho. E Outrero Labrador in complicità con, mi pare, Arsabore Boiero, che con grande esperienza, in questo caso si direbbe, no? Se fosse una partita di... di adulti, l'esperienza qui ha messo un po' in precario equilibrio. Braccia larghe sulla colpire del Corinthians, chissà, da rivedere. Atletico che ha rischiato, però attenzione, il numero 7 è un giocatore veramente velenoso, veramente insidioso in velocità. Errore tra l'altro in disimpegno da parte di Morcillo Fernandez, che ha battuto la punizione, palla che gli è tornata sui piedi, retropassaggio e visto qua, non c'era fallo, però è stato bravissimo, Arsabore Boiero. Era abbastanza secondo me. Ancora. C'era rigore secondo te? Secondo me no, non è abbastanza fallo. Non abbastanza bravo, pensavo, non capivo, stavo facendo un ragionamento. Non era abbastanza scorretto l'intervento, ci stava. Partita subito, il giocatore più forte del Corinthians è questo qui, anzi è... non questo ma il suo compagno di reparto, Mateus, numero 4, giocatore che ha deciso la partita contro il Benfica ieri, ha giocato un'altra grande partita stamattina, giocatore che va un po' nella, come dire, nel gruppo dei Guglielmelli e i Collelà, giocatori... Beh, Amirzade ne abbiamo, lui è anche meglio secondo me, giocatore che ha davvero una grande padronanza dell'intero reparto. Insomma, un brasiliano di quelli che insomma guidano la difesa, un Thiago Silva, diciamo, senza fare un po' paragoni impegnativi chiaramente, però giocatore che davvero ha impressionato, il miglior giocatore della squadra certamente. Intanto una serie di rimpalli, attenzione, Pedrinho vuole infilarsi e alla fine riesce a liberare bene l'Atletico Madrid, poi c'è questo tiro dalla distanza un po' velleitario da parte del numero 6, da Silva? Sì, era lui. No, era il 3, scusa, era Meneses Ucellas. Vinicius, per brevità, credo. Per gli amici. Per gli amici. E in avanti, facile per Sebai e per Outrero Labrador. Davvero un bellissimo bambino, tra l'altro, Outrero Labrador. Lineamenti molto belli. 4 minuti per un Corinthians che, come detto, intanto ha superato la soglia dei 3 minuti che l'Atletico raramente diciamo perdona all'inizio, invece loro hanno anche sfiorato loro il gol con Pedrinho. E l'Atletico che ancora non ha di fatto creato pericoli, una squadra che ha segnato 7 gol alla United, 3 all'Ajax, 2 con diciamo motivazioni relative col Krasnodar. Adesso il Corinthians che fa la partita. E quasi in 2. Mateus e Gustavo Bertolino. Bertolino mi piace di più. Non credo che vadano chiamati con i nomi. Perché poi gli assomiglia Bertolino, vedi con i nomi della brasiliana, però tu puoi fare quello che Bertolino vuoi. Bertolino con quei calzoncini lunghi e con la maglia grossa, Bertolino fa ridere. Ma anche dolce, dai, mi piace. Bertolino, Gustavo sembra già uno grande.
molto meglio di Corinthians i primi 5 minuti di questo. Dire, abbiamo fatto come abbiamo voluto finora con certo, i nomi in podcast. Assolutamente, abbiamo chiamati in ogni modo. No, no, questo, su questo non posso che darti ragione. 5 minuti di buon Corinthians, tratti anche ottimo. E l'Atletico per ora sta un po', diciamo, aspettando tempi migliori. Una partita in cui si sono visti poco i giocatori dell'Atletico. Posso parlare quasi di tutto di marca paulista. Ancora una volta che l'Atletico non riesce a uscire. Viso Velasco, un dribbling, palla per Morsiglio Fernandez sul destro, forse un tocco sul piede d'appoggio, eh? Mm-mm. Tutto che buono, dubbio. Però non hanno neanche protestato i giocatori in campo. E qui il pallone buono per Utrero Labrador. Non può intervenire Pedrinho, attenzione, Viso Velasco, si gira come Pirlo. Guarda, un ex portiere degli anni 2000 dell'Atletico Burgos, che adesso è un signore sovrappeso. Oh, attenzione al pallonetto, il pallone fuori, che grande occasione però. Qui Morsiglio Fernandez. Sì, gran movimento. Bella prima punta, eh. Gran guarda, movimento guarda. E... Sì. Vediamo anche l'intervento di prima grazie alla regia. No, ma no, assolutamente no. Diceva no, il buon Utrero Labrador ricorda un po' un portiere anni 2000 argentino Burgos, che adesso è un signore un po' sovrappeso, che è il vice di Diego Pablo Simeone, cioè dell'allenatore dell'Atletico. Era un portiere molto estroso, argentino, capelli lunghi, sciolti, buon para rigori, però uno di faccia figo, mi ricordo. È vero, me lo ricordo. Col naso. Sì. Oh, ci inquadrano anche l'ottimo André Luis. Dico bene, no, head coach, chiedo scusa, Renato Rodriguez de Oliveira, l'allenatore del Corinthians, che tanto mi è simpatico. Ed è anche uno dei più bravi, secondo me, per come è messo giù la squadra nei suoi due giorni fin qui di partite. Ieri partita esemplare col Benfica, davvero una partita da squadra vera, da squadra matura. E adesso un altro calcio di punizione col Corinthians, che sta davvero tenendo testa alla grande all'Atletico. Vorrei dare anche onore alla nostra regia, che appena citiamo qualcosa ci dà subito un replay, sembra di essere in Serie A davvero, quindi... Davvero. Ringraziamo per la prontezza sembriamo registrati quasi. Di essere anche lì ad ascoltarci, che sembra forse la cosa più difficile di tutto. Non succede, spesso in Serie A neanche succede questo, tra l'altro. Quindi facciamo notare ancora a maggior perché ragione sai, questo. Mandare le VS almeno, poi sì. L'ascoltare, stare lì ad ascoltare che... Altra palla un po' buttata via dall'Atletico, che non ci sta capendo molto in questi primi 7 minuti. Noi aspettavamo un Atletico quasi dominatore di questo torneo dopo le partite di ieri, e invece Corinthians sta di fatto facendo la partita. Attenzione a Viso Velasco, che riesce a toccare appena il pallone, dove poi viene però anticipato Quintana Montero. Guarda qui, spintone, primi screzzi. Spagna-Brasile, sono scuole calde. Sì. Palla dentro con l'autogol quasi, ma sulla linea cosa salva Utrero Labrador. Guarda qui. Rimedia un suo errore con un riflesso incredibile, ha tolto il pallone dalla porta. Pazzesco, una parata simile peraltro a quella che aveva permesso a Corinthians di passare il turno stamattina di Bruno. In realtà lì non era un autogol, ma era una conclusione del PSG. Parata incredibile che rivedremo il prima possibile, perché è stata davvero una parata pazzesca. Corinthians vicinissimo ancora una volta al gol. Non va via Quintana Montero, uno dei migliori terzini destri di questo torneo, sicuramente nella top 7, visto che insomma l'hai detto tu. Metterei a destra Quintana Montero, a sinistra Gonzalo Oliveira, e centrale metterei Jacopo Mirra, te lo dico. Non riesco a capire chi fosse il bambino che ha toccato di spalla. Ah, però forse è proprio Arzaboiero. Che allontana poi. Non il portiere. Ok. Insomma, occasione enorme ancora per il Corinthians. Questa giornata in cui gli scontri Sud America e Europa hanno arriso al Sud America con River Ajax, chissà che insomma. Attenzione, Pedrinho! Non si fa sorprendere sotto il corpo. Utrero Labrador, che è un signor portiere comunque. Terza occasione in 10 minuti per il Corinthians, che continua ad attaccare e a sfruttare gli errori difensivi dell'Atletico, piazzato sempre in maniera un po' rivedibile. Guarda come va giù velocemente Labrador, sì. Davvero pazzesco. Tiro era molto buono di Pedrinho, è stato bravissimo Utrero. E allora, c'è solo una squadra in campo e non è l'Atletico Madrid. Ancora Pedrinho. Guardate come è bravo a difendere il pallone. Qui poi sul raddoppio lo perde, ma ritorna e si prende. Disturbo l'azione dell'Atletico mettendo in fallo laterale.
mi ha interrotto comunque nella mia compilazione della top 7. Dovevamo pensarci, perché non è facile, sono talmente tanti. Io metterei Guglielmelli, tu metti Mirra. No, ma Guglielmelli è un centrocampista. Facciamo uno per squadra, sì, allora. No, è un centrocampista. Beh, top 7 direi tutta la squadra. Ah, no, ma io ho iniziato dalla difesa, quindi due difensori. Ah, tre. Okay. Da non quanti tre. Giochi? Non lo so. Sì, io gioco con tre che sono allora, più difensivi, metto l'autobus. Hai detto Mirra, Gonzalo Oliveira e Quintana Montero. Che comunque non sono prettamente due difensori, cioè sono fluidificanti, no? Okay. Quindi mi rimane il Mirra da però dietro. Voglio fare uno per squadra. Va bene. Quindi a centrocampo direi Diego, ci giochiamo il Benfica con Diego? No, ce lo siamo già giocati con Gonzalo Oliveira. Ah no, beh, uno per squadra diventa difficile. Allora, Cort, ti dico, a centrocampo. Giusto, Guglielmelli non si può giocare. Beh, allora, Viso Velasco. Veso Velasco, in attacco però mettiamo Echevarria, assolutamente. Sì, che si chiama Echeverri. Ok, però chiamiamo Echevarria. Echeverri, il basco un po'. E in attacco potrebbe anche Bakvetila, perché no? Eh sì, direi di sì. Perché no? Bakvetila. Oppure nell'Ajax, non abbiamo detto nessuno, con Adu O'Neill che oggi è stato in panchina. Sì. Forse anche per questo che l'Ajax è un po' è mancato. Vabbè, ma ci penseremo alla top 7, perché secondo me è da studiare, ce ne sono parecchi, sì, eh. Un po' improvvisata. Pochi posti e tanti buoni giocatori che abbiamo visto finora. Portiere qui. Non abbiamo detto, però. Portiere io scelgo a questo. Ah, però se tu già mi metti Bakvetila non posso mettere Crezzi. Io metterei quello del Chelsea. Che però ha sbagliato. Io metterei Iaro, quello Vieira, che non so. Il migliore è Vieira. Ma abbiamo già scelto Gonzalo. Vabbè, insomma, ci pensiamo bene, anche perché abbiamo detto 8 in tutto ciò. Anche perché stiamo parlando di tutto fuorché della partita, ma. Esatto. Di Iaro Vesic lì. Va bene. Mm. 11:30 Corinthians che continua a giocare meglio. Stiamo guardando comunque un'azione che quasi sempre di marca brasiliana. Attenzione che ci prova ancora Bertolino. Pallone per Rodriguez Gonçalves, adesso tentativo da parte del numero 6 Caio Henrique Alves da Silva, per la completezza della informazione. Poi dalla distanza il tentativo difficile possa sorprendere l'attento Utrero Labrador. C'è un cambio, attenzione, entra. Un cambio nell'Atletico. Sì, entra Riquelme Gonzalez che oggi, questa mattina, è stato molto molto importante per la vittoria. Io vorrei vedere anche Franco Ruiz, che mi è sembrato, oggi non ho visto l'Atletico, ma ieri mi era sembrato un giocatore quasi a livello di Morsio Fernandez. E penso che la staffetta che tra l'altro ti faccio notare che Adrián González Riquelme insomma tiene un nome sulle spalle non indifferente, certo. Per quanto non sia spagnolo Riquelme, quello sì. A cui mi riferisco, certo. Però ma argentino, sì. Attenzione Murcillo Fernández, la sterzata però ne capisce le intenzioni il solito Mateus. Ah già, ci siamo dimenticati anche di lui in difesa, già. In questo caso non si tratta, no, si è andata la prova di Mateus che avete visto come ha capito subito le intenzioni dell'attaccante, che ha giocata tra due ottimi prospetti questa. E Corinthians si conferma una squadra molto molto insidiosa. Pedrinho vuole fare tutto da solo, Vito Velasco. Ancora nessuna occasione però per il per l'Atletico. Attenzione, esatto. Gonzalo Riquelme. Per semplicità chiameremo Riquelme. Spinto Vito Velasco. Sentiamo anche le incitazioni del tecnico brasiliano, che è praticamente un ottavo giocatore, perché lo sì. Si trova sulla linea laterale, potrebbe confondersi anche con guardaline. Punizione affidata ad Arsa Boiero, molto lontani dalla porta al portiere, peraltro un buonissimo portiere anche del Corinthians, Bruno. Infatti. Bravo qua a bloccare nonostante il rimbalzo. Se avesse commesso un errore mi sarei seppellito. Saresti finito su Striscia la Notizia. Sarei seppellito dalla vergogna, dell'anno. Per fortuna Bruno non mi ha tradito. Guarda quei piedi Utrero Labrador, cosa riesce a fare? E qui Viso Velasco, buon break, attenzione Velasco che però si ferma un po', o meglio si ferma la palla nel suo tentativo di break. E qui è Quintana Montero. Bravissimo, che viene Quintana invece Montero. Sì. Tutta una giocata. Attacca la palla, attacca Bola, ha detto l'allenatore, ancora Bruno che insomma, ha deciso di regalarti la maglia. Una raffica di vento molto molto insidiosa, lui è stato bravo a rimanere concentrato, perché molte volte è anche questione di concentrazione, proprio
nel momento in cui ti arriva il pallone, è un pallone facile, tu non devi darlo per scontato, ma devi essere molto pronto anche andando incontro alla palla piuttosto che aspettarla, che poi succede sempre qualcosa in mezzo. È meglio aggredire, è meglio prendere l'iniziativa che aspettare che succedano le cose anche quando arriva il pallone. Io vorrei intanto che toccasse più palloni Bertolino, solo per dire Bertolino, è divertentissimo. Attenzione adesso a Riquelme, viso Velasco. Quindi, tu dici che si sblocca lo 0-0 in questa partita? Ma guarda, non lo so, poteva già essere 1-0 per il Corinthians, è stato bravo Otrero Labrador che coi piedi secondo me è formidabile. Adesso forse allarga un po', ma qui tiene anche in campo. Era uscita, non è riuscito Mursio. Era pressato, ha calciato dall'altra parte del campo. Io trovo che sia davvero un ottimo portiere, così come peraltro anche Ceballos Chang, perché. Sì. Invece non abbiamo mai visto il secondo portiere del Corinthians, non ha mai giocato. Ne ha un secondo, si chiama Pinheiro. Vicente Pinheiro, Luis Paulo Vicente Pinheiro, che ha giocato in realtà oggi il primo tempo nella gara col PSG, non è stato particolarmente impegnato, mentre molto più impegnato è stato Bruno, che invece è stato più che decisivo nel finale. Cross in mezzo e c'è calcio d'angolo. Sì. Continua un primo tempo assolutamente di marca paulista. Caio Enrique ha provato. Caio. Forse. Sì, era Caio. Mi ha detto lui che si chiama Caio, tra l'altro. Ha detto lui? Sì. Quando? Sul palco, la presentazione, gli ho detto come ti chiami, gli ho detto Caio, ho detto cognome, ma ha detto Caio. Attenzione al solito schema per cercare Matteus, qui anticipato bene, ma ancora lui che. Forse fallo, ci poteva evita stare. Guai peggiori per la ripartenza atletico. Viso Velasco, attaccato alto. Bravo qui però. Bravissimo. E allora attenzione, ripartenza rapida dell'Atletico. Qui Mursillo Fernandez si immola per andare a recuperare un pallone che sembrava perso. Viso Velasco ancora Matteus. Con la chiusura di Matteus che è decisiva, se me lo permetti di dire. Thiago Silva, mi sono bilanciato, ma mi sembra proprio il physique du role. Non giocava nel Corinthians? No, nel San Paolo, non sbaglio, dopo le parti, insomma. Santos, non mi ricordo, San Paolo. Compagno concittadino, insomma, di Matteus. Vi abbiamo detto, no, le grandi. Uno è Marquinhos, sì. Se vogliamo allora. Marquinhos però più veloce, più magro, almeno. Vabbè, ma perché ti sembra grassi, ma semplicemente. No, è uno più per potente grassi, che veloce, più potente che mi sembra uno un fisico alla Thiago Silva più da Marquinhos. Sì, però secondo me i pantaloncini da adulto un po' confondono. Grassano, sì. Il caso raro per quanto neri. 17:40, Atletico che non riesce a trovare il bandolo della matassa, qui c'è un fallo che non viene però ravvisato, regola del vantaggio secondo l'arbitro. Insomma, siamo quasi all'intervallo e l'Atletico non ha mai tirato in porta ed è una notizia. È una notizia. Cioè. Bravo qui Gonzalo Riquelme di testa. Corinthia si conferma una squadra ben poco brasiliana proprio nella serietà e nell'applicazione. Attenzione con cui esegue. Adesso però, ancora una volta mal servito Mursillo Fernandez. Però vedi, esattamente come la marcatura di Amirzade. Esattamente come la marcatura di Amirzade su Ryan, anche quella di Matheus su Mursillo Fernandez, iniziano a avere il loro peso, anche se magari precedentemente nei gironi contava magari di più una questione di squadra, una questione. Sì. Qua vedi come invece anche le tattiche dell'individualità iniziano come a pesare su una, magari su un match come più capita, equilibrato. Come capita nelle grandi finali, in cui le marche. Certo, i valori mi sembrano piuttosto livellati, lo dicevamo già ieri. Esatto. Con le squadre delle partite di girone, quando si arriva ai quarti si vede che sono squadre tutte in grado di farsi male a vicenda, insomma. Mursillo Fernandez non arriva, anche per la buona chiusura da parte di Bruno, pallone in avanti. Qui Pedrinho avrebbe fatto bene ad andare, secondo me, per sfruttare la piccola indecisione di Arza Boiero, non dire che è I. Chiedo a te che sei un po' più. Sì, in Spagna sì, in Argentina sarebbe come Boje del Torino, ma Boiero è. Almeno poi ognuno lo pronuncia un po' come gli pare. Attenzione, Mursillo Fernandez scarica il pallone perché lui ha un muro davanti che si chiama Matheus. Difficile tirare in porta col Corinthians, davvero una squadra tostissima e potrebbero chissà anche arrivare in fondo, chissà. Adesso però devono prima superare questo turno.
Attenzione. Si può fare questa cosa qui? Sul retropassaggio? Ma era un retropassaggio? Non mi pare. Non mi ricordo, ma non mi pareva un retropassaggio. L'arbitro dice... No. Dice che non lo sa nemmeno lui, mi sembra dallo sguardo, ma così, occhio e stavo fischiando a fine primo tempo, perché dovete... perché adesso mi devo fare? C'era il tè caldo, adesso... Chiediamo ecco alla regia qui, se regia, sono... siete esatto, pronti? Allora, bravi, ecco, vedi dunque, che non era un retropassaggio. No, non era assolutamente vedi, avevo, io mi ricordavo una memoria... Ci ha provato però il signor André Luiz. Sì, sì, anche Renato, Renato. Vabbè. E qua dice, infatti spiega... che era un giocatore del Corinthians, lo stiamo spiegando anche noi, non so se ha capito, ma sì, bene. Ha detto va si bene. È fatto comunque, secondo me era tutta una finta per creare, tu dici, vabbè, ci riposiamo un po' anche noi, anche l'arbitro che mi sembrava così all'oscuro di quanto accaduto. A tra poco di nuovo in diretta per Atletico Madrid Corinthians, secondo tempo che a sorpresa si è concluso, il primo tempo che a sorpresa si è concluso sullo 0-0, diciamo a sorpresa perché sembrava che l'Atletico fosse un po' la favorita naturale di questo torneo e che il Corinthians, squadra che si è classificata terza nel suo girone, fosse quasi battuto in partenza, e invece ha quasi dominato il Corinthians, ha avuto almeno tre occasioni pulitissime per andare in vantaggio che avrebbe meritato. L'Atletico in particolare non ha combinato nulla, portiere del Corinthians Bruno senza voto, una prestazione davvero sottotono dei colchoneros, ma un grande Corinthians che si è distinto come sempre per l'organizzazione difensiva. Subito la formazione brasiliana in attacco con la conclusione, mi sembra il numero 8 che è entrato in campo. Sì. Padula. Pedro, direi. Padula, ah, Padula, ci piace. Padula di è più. Più divertente. Padula. 30 secondi. Allora, 30 secondi. Passi Bertolino, perché non è che sì, posso. Sì, te l'ho passato già da inizio. Insomma, mi sembra assolutamente sdoganata come appellativo. Lancio lungo. Un po' così l'Atletico, che insomma, non faceva queste cose ieri, non buttava il pallone in avanti. No. Un po' alla cieca. Un po' in tilt la formazione spagnola. Tra l'altro è venuto anche un po' questo vento, un po' di freschino ovviamente. Beh. Un po' per fare invidia anche magari da chi ci guarda, considerando da come, città come, calde come Milano. Come l'avevamo messi qualche ora fa, direi. Sì, che sì, no, infatti un po' la reazione al sole ovviamente. Groenlandia però... adesso. Esatto, adesso non ci sono più le mezze stagioni. Brava, brava. Rimessa per il Corinthians, 1-10. Continua il monologo molto comunque seguito dai suoi giocatori, dell'allenatore del Corinthians, una specie di terzo telecronista. Sarebbe carino portoghese, però, se volesse venire a fare un supporto, secondo me, magari non quando gioca magari la sua squadra, ci penseremo, dai, vedremo. Caio Henrique in possesso di palla, adesso però c'è stato un fallo e la punizione a favore dell'Atletico, che deve cercare di fare qualcosa, perché insomma cambi non me ne sono accorto ne abbia fatti in questo no, inizio come di hai detto ripresa. Tu, secondo me l'ingresso di Franco Ruiz potrebbe fare qualcosa. Sembra un giocatore che comunque ieri appena è entrato subito in temperatura, come si vuol dire, con la partita. Vediamo un po', l'Atletico che qualcosina forse deve cambiare, anche perché come uomini, come giocatori... Ma ti faccio come una domanda un po', ma i numeri dell'Atletico erano così anche quelli della prima squadra? E invece, bene sì, perché ieri siamo stati magari un po' ingannati anche dalla seconda maglia, che erano molto più leggibili della prima, però... No, intendo sicuro... anche della prima squadra. Ah, della domanda, prima squadra? Perché questa è la prima maglia. Oddio, forse con i numeri... Non è che in questo non ci ho cioè, fatto caso. Cioè, della squadra di Simeone, penso per intenderci. Penso che sia... Io dei dubbi li ho, perché secondo me la UEFA... Attenzione! Il gol del solito, sempre lui, Murcillo Fernandez! Sembrava tutto bloccato, sembrava tutto fermo, tutto difficile, è arrivato il gol del grande attaccante. Che non sbaglia davanti al portiere, cosa che invece ha fatto Pedrinho. Qui una serie tanto di rimpalli hanno favorito Fernandez, che però è sempre lì. Abbiamo paragonato a un Fernando Torres, visto che insomma... Bel gol anche questo, per la risolutezza con cui ha calciato nell'angolino, molto forte e basso. Ma l'esperienza di qualche mese in più... Può darsi, 1-0, e adesso è un'altra partita, perché insomma, immeritatamente, lo possiamo dire, l'Atletico è passato in vantaggio, e Corinthians adesso, fermo restando che sta facendo una gran partita difensiva, deve essere un po' più concreto, e non hanno grandissime alternative a Pedrinho in attacco, va detto, i brasiliani che hanno segnato poco, quattro gol soltanto nelle tre partite di girone, dunque un gol a partita, se consideriamo anche questa, è insomma una media un po' bassina. Devo dire che tra tutte le partite che ho visto, però quella dell'Atletico Madrid è l'unica che
in cui i portieri hanno capito che non devono, attenzione intanto a Riquelme, gol che arriva del 2-0 e adesso 1-2 pesantissimo, sì, dell'Atletico. Sembrava in un minuto Gonzales, Riquelme, mi pare di non sbagliare. Assist ancora eccellente, numero, sì, numero 8, 8 Riquelme. È entrato lui, sì, stamattina ha giocato veramente molto bene, e Gonzalo Riquelme, eccolo qua, vediamo anche il nome presteso che è Adrián González Riquelme, 27 febbraio, che lui vecchiotto, attenzione però perché ora potrebbe dilagare, Mursillo Fernandez va via di slancio e poi però c'è la buona chiusura di Bruno che prova a caricare i suoi. Anche il nostro cameraman è stato colpito dal pallone. Per entrare Vitor Lucas nel Corinthians. Tra l'altro guarda come si camaleontico è il nostro cameraman, perché non so se tu lo vedi lì sui cartelloni, in realtà si mimetizza benissimo. Guarda, in fondo al vostro teleschermo, qua, vedi che non lo vedevi. Nel suo travestimento più riuscito, attenzione ancora, un gol bellissimo dalla distanza ed è doppietta, sì, per Riquelme. Tra l'altro doppietta, ma in credo qualcosa come 40 secondi o poco più. Sì. 1-2-3, Atletico che ha davvero cambiato marcia. Gol bellissimo di Riquelme, con che velocità. Vediamo di esecuzione, che gol, che grande gol. Guarda come gira l'esterno destro di Riquelme. Tutta la qualità dei giocatori più forti dell'Atletico per uscire dalle secche di una partita che si era fatta molto molto complicata. Il suo Corinthians mi sembra un po' abbattuto, calato, è come dargli torto, insomma. Tra l'altro abbiamo nominato Riquelme, Riquelme è giocatore, diciamo, ex giocatore, insomma, dire che due gol che è un po', non so, poi Riquelme è un giocatore che è stato amato da tanti, odiato anche da tanti, cioè non sempre è piaciuto, sì, ha fatto discutere parecchio. Beh, insomma, personalmente cognome pesante, comunque, Riquelme che insomma non è un giocatore che passava inosservato. 3-0, direi che adesso la partita è molto più facile per l'Atletico, che deve soltanto portarla a casa senza particolari problemi. E allora il Lugano troverà l'Atletico Madrid in questa partita che apparentemente è molto sbilanciata. Però con squadre che si chiudono, abbiamo visto anche l'Atletico fa fatica, perché poi nel primo tempo Corinthians si è chiuso e ripartiva con la velocità di Pedrinho. Vedremo, Lugano è una squadra che sa chiudersi, sa fare un buon possesso palla, l'ha dimostrato. Attenzione a Viso Velasco che tenta l'Eurogol qui. Intanto una roba complicatissima, Velasco, tutto controtempo con il corpo. Sì, pazzesco, davvero, si guarda. Mamma cercato mia di tagliarla, questo nel tennis è un backspin. Sì, vabbè, molto bene. Più equilibrata, più incerta, mi sembra, River Plate Benfica, squadre... anche quella. Squadre che, insomma, sanno giocare, sanno... E poi la sfida Moreira e Ceverri, tutto giusto? Ceverri. Bravo, sì, ma tanto ormai ti ho passato qualunque tipo di... E va bene, Ceverri che potrebbe regalarci anche tanto divertimento. Adesso la partita è un po' cambiata, insomma, 3-0 in 5 minuti è fatto davvero da svolta. Eccolo Franco Ruiz, entra Franco al posto del Mursillo, Fernandez, che qui voleva tenere in campo il pallone ma poi non c'è riuscito. Il suo dovere l'ha fatto anche oggi, quota 6 in classifica marcatore, è stato scavalcato da Ceverri. Sì, oggi non ha proprio giocato Mursillo Fernandez. Però attenzione, Pedrinho può riaprire la partita, ma Utrero Labrador è insuperabile. Questo era un pallone anche piuttosto semplice. Doveva fare meglio, ha avuto il tempo per sistemarsi col corpo, pensavo la mettesse sul secondo palo. Ecco, direi che il Corinthians, a differenza magari del River Plate, per quanto abbiano la stessa garra, anche insomma a livello proprio atletico, mi sembrano messi bene, forse sono un po' meno... come dire, cioè danno la sensazione di essere un po' meno lucidi sotto porta, sì, un po' meno, perché il River Plate ha due giocatori che poi quando hanno un'occasione la segnano. Esatto, la qualità in attacco direi che fa la differenza. Barreto non sbaglia, Ceverri non sbaglia, invece qui Pedrinho due o tre occasioni, poteva essere veramente 3-0 Corinthians dopo il primo tempo. Allora, domani andremo anche a vedere come si compone il tabellone dal quinto all'ottavo posto, perché questo è in realtà, infatti, allora intanto abbiamo... Guarda, io li ho già scritti perché sono... Corinthians che va ad affrontare il Chelsea e il confronto poi tra Ajax e Roma, che sarà una signora partita tra due squadre che meritavano forse qualcosa in più di una semifinale di consolazione. Alle 11 le due partite Ajax, Roma e Chelsea Corinthians in contemporanea sui due campi, mentre alle 9 e alle 10 le due semifinali si comincerà con River Benfica e si continuerà questo punto quasi certamente con Lugano Atletico Madrid.
finale invece domenica alle 12, a mezzogiorno, di fuoco. Se fosse qualcosa tipo tra sudamericani o tra Spagna, Portogallo e Argentina, insomma, potremmo vederne davvero delle belle. L'Argentina sarebbe veramente perfetto, oltre a essere un titolo di un film, è anche il paese, una delle parti, no, dell'Argentina, terra del fuoco. Sì, è vero. Quindi allora chissà. Sarebbero ben due paragoni. Comunque, supremazia del calcio latino in queste semifinali, tre sono squadre che arrivano appunto da paesi caldi, come calcisticamente parlando, come Spagna, Portogallo e Argentina. Poi c'è la Svizzera, sorpresa. Come se la Svizzera arrivasse in semifinale mondiale, è una cosa che insomma fa sensazione. Assolutamente sì. Tra l'altro, proprio come la Svizzera grande, Lugano ha tantissimi giocatori di tante origini diverse, anche dai cognomi, dalle loro storie, dalle loro origini, quindi anche un bellissimo e riuscitissimo esempio di integrazione legata al calcio. E domani si giocherà una semifinale difficilissima, bisogna dirlo, contro l'Atletico. Mancano 10 minuti, poco più. Corinthians che ha avuto anche l'occasione per riaprirla, però qualità, attacco un po' di fetta alla formazione grande brasiliana. Eleganza di Viso Velasco. Sì, grande partita, l'Atletico in scioltezza sul velluto, riesce tutto, ancora Riquelme dentro per Franco Ruiz che si porta la palla sul destro, va da solo, che tutto grande solo, azione, gol, che bellissimo, bel gol. Bellissimo gol di Franco Ruiz, 4-0 in 10 minuti, cambiato tutto da un tempo all'altro. Allora, guardate qui come si libera del numero 14 Neto, poi destro e sinistro e via, tocco bel gol, guarda qui, delizioso, sposta qui con l'esterno, quasi un elastico, come Mané, come bravo con tutti e due i piedi, bravissimo, sì, sì, bravissimo, sì. Fakhmovic è gol numero, secondo me è addirittura più tecnico di Morsiglio, sì, di Morsiglio Fernandez, che però è più rapace, cioè più È il terzo gol nel torneo per Ruiz. E ti dirò di più, magari a 11, tra qualche anno, io ho la sensazione che potrebbero giocare insieme. Perché infatti, te lo so per chiedere, perché non potrebbero giocare insieme già ora? Perché a 7, come tu mi insegni, già io ho messo tre difensori, mi hai sgridata. Quindi sono due talmente forti che rappresenterebbero un problema. Però Riquelme è più giocatore difensivo, no? Che torna magari a difendere in mezzo al campo. Secondo me Franco Ruiz è più seconda punta, quasi rifinitore. E viene a prendersi anche il pallone incontro, mentre Morsiglio Fernandez è sicuramente uno che va in profondità, però si completano, sì. Chissà, magari domani vediamo se il tecnico, che non abbiamo mai citato, no, comunque hanno anche giocato, peccato, a dire il vero, Harro. Sì, a dire il vero, e a onor di cronaca hanno anche già giocato insieme in coppia ogni tanto con Franco Ruiz, che però subentrava sempre dalla panchina. In qualche occasione hanno giocato insieme, è vero che magari in questa partita, che era più complicata, non ha osato. Però vedremo, insomma, se magari dovesse trovarsi in difficoltà l'Atletico Madrid, come era stato poi contro l'Ajax, se dico bene, sì, dove l'Ajax aveva pareggiato momentaneamente dopo il 2-0 e il 2-2, avevano giocato insieme Franco Ruiz e Morsiglio Fernandez, che poi segnò il gol del 3-2 definitivo. Guarda la corsa di Morsiglio Fernandez, bravissimo. In difficoltà su Franco Ruiz. Ha trattato molto bene il giocatore spagnolo. Atletico, Benfica, River o Lugano? Dimmi le prime quattro, in che ordine? Intanto vorrei ricordare a tutti quelli che magari ci hanno seguito dall'inizio che tu avevi prospettato la Roma. Io vedo la Roma che è stata battuta dal Benfica in un quarto di finale che francamente doveva arrivare dopo i quarti di finale. La Roma, forse, no, il e Benfica. Quindi ora tu vuoi cercare di far sbilanciare, no, me. Dico che adesso che il quadro è più chiaro, io direi Atletico-Benfica a finale, anche se il River francamente non lo vorrei mai affrontare. No, dico anch'io Atletico in finale, perché comunque è una squadra che ha saputo soffrire anche di fronte alle difficoltà, ha due ottimi portieri, chiunque giochi, e poi ha giocatori che possono segnare veramente da un momento all'altro. Grande ordine a centrocampo con Viso Velasque, buoni cambi, che probabilmente al Chelsea sono un po' mancati, indipendentemente dal Lugano, che comunque trovo possa veramente essere un po' la sorpresa, se vogliamo abbinarla a una squadra. Tu l'hai abbinata alla Svizzera, che per ora è già più una squadra nazionale confermata, no? Magari all'interno del panorama mondiale, l'abbinerei un po' alla sorpresa Islanda, giusto per fare un paragone un po' più attuale, mettiamola così. È interessante. Ti piace? Sì, ci sta. Corinthians che adesso si espone anche le ripartenze dell'Atletico, qui il fallo su Viso Velasco che stava andando via. Confronto sempre con questi pantaloncini un po' sproporzionati ai piccoli giocatori del Corinthians. Doppio cambio nell'Atletico, in campo anche con il numero 12 Sverlov,
esce Vito Velasco, esce anche il numero 2, se non vado errato, Quintana Montero. E se fosse Benfica Atletico, tra l'altro la finale sarebbe più o meno simile a quella della scorsa stagione, che era Benfica Malaga. Eh sì. C'era un'altra squadra spagnola, c'era un giocatore secondo me molto simile a Mursillo Fernandez nel Malaga, che era l'attaccante, la prima punta, Sergio Ramos, anche lui giocatore che dava grande profondità alla squadra, giocatore che davanti alla porta non sbagliava mai. Fini 2-0 la finale. Fini 2-0, mi pare entrambi i gol di Gonzalo Moreira, se non vado errato. O forse uno anche di Gonzalo Oliveira. Sì. Chissà. Che comunque anche lì il fatto di avere dei giocatori che possono risolverla anche magari non su azione, intanto attenzione perché rischia di farsi male Pedrinho, che infatti un po' ha preso una brutta botta, sì, più che altro una spaccata, dolorosa. Vedi, però io se faccio una cosa del genere non mi rialzo mai più, però peraltro. Che male, beh. Tu neanche, quindi. No, io solo l'idea di fare questa cosa mi fa chiedere un 3 giorni di malattia. Numero 8 in possesso di palla, il piccolo Padula, che viene però fermato da un Atletico adesso che ne ha molto di più dal punto di vista anche dell'entusiasmo, del morale, dopo i 4 gol nel giro di 10 minuti, tutti molto belli tra l'altro, per motivi diversi, ma tutti molto rappresentativi della forza di questa squadra. 2 Riquelme, 1 Mursillo Fernandez e il quarto di Franco Ruiz, e fa totale di 16 gol fatti e 2 subiti. Il quarto di finale per ora dal punteggio più netto, 4 gol di scarto. Corinthians che comunque sta onorando al meglio questo torneo, ha iniziato con una sconfitta, poi ha battuto il Benfica, ha pareggiato oggi col PSG, ha giocato un grande primo tempo, meritava certamente il vantaggio, però poi la classe dell'Atletico e la qualità in attacco ha fatto la differenza. Dentro adesso anche Román Pereira. Pereira Romano, meglio, e anche Ceballos Chang, vedi. Ah, ecco, c'è cambio un di portiere. Era una scelta tecnica alla fine. Andiamo un po' di numeri, a cominciare dal nostro amico Padula. Padula bravissimo, guarda, come nasconde nei pantaloncini il pallone, gioco bravo. Di gambe. Bravo Padula. Rimessa ancora per i brasiliani. No, comunque quei pantaloncini fanno veramente molto ridere, anche l'inquadrato. No, penso che siano anche forse anche un po' scomodi, un po' ingombranti per un... Ah, sì. Come portare un kilt giocando a pallone. Insomma, un indumento di 3 o 4 taglie più grandi, insomma, un po' appesantisce, impaccia. Vabbè. Non Mateus, che è abbastanza grosso già, però ora hai visto si tirava sui pantaloncini? Sì. Allora c'è qualcosa da perfezionare di questo Atletico, evidentemente l'outfit. Probabilmente sì, probabilmente un po' condizionati dall'outfit per mangiatori di McDonald's, o lattatori di sumo se preferisci. Pedrinho porta a spasso un po' il pallone, l'Atletico però lo costringe ad andare verso l'angolo, poi lui guadagna quantomeno rimessa, 3 minuti poco più alla fine di quest'ultima gara di giornata, poi sarà finita, sarà il tramonto anche sulla seconda giornata del Venice Champions Trophy, domani solo mattina, ma una mattina calda, una mattina con 1, 2, 3, 4, 5, 6 partite, sono tutte partite che valgono qualcosa. Sperando naturalmente che non ci siano litigi, oggi ne abbiamo visto un po' di polemiche tra River e Juve, abbiamo visto anche insomma l'infortunio a Villalba, ecco, speriamo che non ci sia nulla, perché poi il pomeriggio tutti insieme invece in gita a Venezia, dove bisogna fare pace, quindi però poi fuori dal campo secondo me inciampa il piccolo Murillo. Ma vedi che poi quel piccolo Murillo che adesso tenta un cross col sinistro, ecco qua, diciamo che River Benfica, ecco. guarda che nasconde il pallone. River Benfica, ecco, domani mattina mi sembra una partita per iniziare come alle 9 del mattino. Vabbè, però magari ora delle 3 hanno dimenticato, dai. Sì, sembra la prima. Sì, certamente, però come 9 del mattino, ecco, diciamo che uno la mattina tende un po' meno a litigare rispetto al resto della giornata, però ecco, anche un po' più. È il buon Murillo che diciamo ci regala un momento anche di simpatico buon umore, sì, perché vogliamo prenderci con lui assolutamente, però insomma sicuramente curiosa come situazione. Ultimi 2 minuti, siamo in chiusura quasi, Gaia. E allora attenzione, perché Pedrinho può avere una chance, qui lascia scorrere il pallone, poi la sponda è un po' troppo pigra e allora il solito Quintana Montero, la sua corsa
che dico che non ha concesso nulla nel secondo tempo alla Corinthians, davvero un cambio di passo brusco ma molto molto autorevole. Allora c'è una rimessa in attacco per l'Atletico. Corinthians che esce a testa molto alta comunque da questo torneo e domani si giocherà al quinto posto con il Chelsea e se la giocherà con tutte secondo me, anche con Ajax e Roma sono partite che comunque questa squadra sa giocare comunque difendendosi. Qui c'è un molto, fallo molto tra l'altro conquistato da Yacoub Bernal. Chiude l'attacco l'Atletico con il pallone tra i piedi. L'anno scorso il Malaga, come ricordavi, fece una bellissima figura con il secondo posto. L'Atletico sembra forse anche più forte di quel Malaga. Però c'è un Benfica detentore che non regalerà certamente nulla. Contropiede. Attenzione adesso, guardate che c'è il numero 10. Ancora Murillo. Murillo che... o Murillo. In realtà perché ha una L sola, Murillo. Chang con chiare origini asiatiche, si vede dagli occhi. Una sorta di fusion, un temachigno. Questo caso è il Corinthians, il temachigno. Temachigno perché ma è Chang Brasil asiatico. Se no gioca nell'Atletico. Ah, hai ragione, sono un attimo distratta. Possiamo brevettare un ristorante anche in questo caso. Ultimi istanti. Una tapas di sushi, allora possiamo metterla così. Pochi secondi di recupero, no, qualcosa si fa anche giocare, si fa anche recuperare. Comunque risultato in ghiaccio, 4-0 Atletico, seconda semifinale dunque tra Lugano e Atletico Madrid. La prima sarà tra River Plate e Benfica, domani alle 9 la prima, alle 10 la seconda. Mattinata subito calda per capire chi sarà. Chi saranno le squadre finaliste della seconda edizione del Venice Champions Trophy? Chiude palla in mano l'Atletico con Ceballos San che blocca in presa. Finisce qui. A domani. Atletico 0 Corinthians. A domani. Buona serata.